Con una prodezza su punizione di Vittorio Esposito, il Chieti passa di misura in casa della Miternina e conquista tre punti pesanti contro un avversario maidomo. In terra aquilana i ragazzi di Donato Ronci hanno offerto una prova di carattere, dimostrando di essersi già calati più che bene nella nuova categoria. La formazione di Angelone è uscita a testa alta dalla sfida con i neroverdi, che ora possono far sognare i tifosi. Passano appena 30 secondi e Petrone fa subito correre un brivido alla difesa ospite. La risposta dei neroverdi è affidata a Di Pietro, che dai 20 metri chiama Di Fabio al salvataggio in calcio d'angolo. Al quinto Petrone, che si era infortunato in occasione dell'azione del primo minuto, lascia il campo a Rausa. La Miternina ci crede al sesto e Gizzi di testa a mancare di poco il bersaglio. La gara è subito vivace con i ragazzi di Ronci, che si rendono di nuovo pericolosi con Orlando, che chiama la parata a terra di Fabio, che rischia anche al 18esimo quando Giron mette di pochissimo al lato. Dopo l'avvio scoppiettante, la gara subisce una fase di stanca prima del lampo di Esposito alla mezz'ora, con la palla che schizza di un soffio sopra la traversa dopo una deviazione. Ma Esposito è in agguato e su punizione al 34esimo disegna una parabola deliziosa su cui Di Fabio non può nulla, rimanendo anche infortunato dopo un gesto di stizza e lasciando così il posto a Gerosi. L'ultimo sussulto del primo tempo arriva al 45esimo con un tiro cross di Mariani, che per poco non sorprende Schina. Nella ripresa non accade nulla fino al 19esimo, quando viene allontanato dalla panchina del Chieti il team manager neroverde Giampiero Farina per proteste. In campo c'è tanto nervosismo, con i cartellini gialli che fioccano da una parte e dall'altra. La squadra di Ronci controlla la gara al cospetto di una Miternina generosa e che grida il gol al 22esimo, quando Gizzi fallisce in maniera incredibile il gol del pareggio, mandando fuori a due passi da Schina prima del tiro al lato di Carrato. Gli aquilani ci credono, ma al 35esimo il Chieti ha l'occasione per chiudere la contesa, ma prima Corvino colpisce con un tiro secco il palo interno e poi Esposito chiama Gerosi al miracolo. Il finale di gara vede l'espulsione di Margagliotti dalla panchina per proteste e il forcing finale della Miternina, con il Chieti che reclama inutilmente al 43esimo un penalty per una caduta in area di Michele Vano lanciato in contropiede. Poi più nulla, con la festa neroverde per tre punti che valgono la piazza d'onore. Partita soffertissima, i ragazzi sono stati grandi, hanno saputo soffrire anche adattandosi a certe situazioni che in settimana sono avvenute. Parlo dell'influenza da parte di Del Grosso, l'influenza di Cucinotta, l'infortunio di Rapino subito. Quindi nel reparto arretrato oggi eravamo veramente in grande emergenza, e chi ha giocato ha fatto una grande partita, come tutta la squadra. Abbiamo sofferto tanto, a me non è piaciuto l'arbitraggio oggi, lo dico chiaramente, anche facile non dirlo quando si perde, cioè quando si vince magari uno non lo dice, invece a me oggi l'arbitro non è piaciuto per niente, protagonista assoluto, si è inventato delle espulsioni, non so cosa abbia visto, ha fischiato tutto il contrario di tutti, non dico che ha avvantaggiato la Miternina, ma sicuramente a noi non ci ha avvantaggiato, quindi è stata una partita condizionata da tantissimi errori da parte dell'arbitro. Sì, la prestazione c'è stata soprattutto nel secondo tempo. Il primo tempo abbiamo un po' sofferto la loro fisicità nei calci da fermo. Dispiace per la punizione del gol, perché non c'era. È stato un abbaglio dell'arbitro e là ci è costata poi il gol. Nel secondo tempo la squadra è rientrata tosta e meritava il pareggio. Ho sperato diverse volte per diverse situazioni pericolose. E niente, faccio ancora una volta i complimenti ai ragazzi, perché hanno dato tutto anche oggi, e come ha detto lei, forse il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio.